Stravolgimenti tattici no, perché la squadra ha la sua identità, devo solo valutare qualcosina dietro, in mezzo, vediamo, insomma, vediamo, vediamo. Anche Monachello sta bene, Ciofani sta bene, vediamo, devo solo valutare per poi decidere. Ho sempre detto che non voglio guardare la classifica, ma voglio guardare sempre di partita in partita perché io conosco la mia squadra, sia a livello tecnico ma anche e soprattutto mentale. Perciò noi dobbiamo essere una squadra che quando va in campo va a giocare la sua partita, cercare sempre di giocare a calcio e di tirare fuori sempre il risultato. Dopo alla fine tireremo i conti, ma adesso insomma, secondo me non ha senso adesso parlare di queste situazioni qui, parleremo magari quando mancherà un mese e mezzo alla fine, vedremo dove saremo e tireremo gli obiettivi da centrare. Noi siamo una squadra che quando va in campo deve giocarsi la partita, poi alla fine vedi se la vinci, se la pareggi, la perdi, insomma, però giocarsela. Cioè, non siamo una squadra che può far calcoli, che può dire stiamo lì, aspettiamo, vediamo che succede. No, noi non siamo una squadra che può fare questo tipo di ragionamento. Per caratteristiche dei giocatori, per mentalità, e andiamo lì e ce la giochiamo come abbiamo sempre fatto in tutte le partite. Alle volte è andata bene, alle volte meno bene, però la mentalità rimane quella. Non la ritengo diversa dalle altre squadre di livello che abbiamo affrontato. Cioè, nella stessa ugual misura che abbiamo affrontato le grandi squadre, insomma, che considerate Benevento è una grande squadra, Lecce è una grande squadra, secondo me. Perciò noi è un'altra grande squadra che è una delle squadre che sicuramente lotterà per vincere il campionato perché ha dei giocatori, una struttura che è di primo ordine. Perciò è normale che loro pensino a vincere il campionato e ambiscono a vincere il campionato perché è stato costruita per vincere e loro devono e vogliono vincere. Noi dobbiamo pensare solo a fare le nostre partite, a giocare bene, a non pensare alla classifica e andare avanti. E cercare di essere sempre quando si va in campo con quell'atteggiamento di aggressione, di non mollare mai fino alla fine. Perciò questo deve rimanere sempre il nostro atteggiamento questo. Quando ci sono tanti elogi non va, cioè non mi piace. A me piace pensare a quello che dobbiamo fare e gli elogi ringraziamo, però li lascio il tempo che trovano perché poi è sempre alla fine che mi piace riceverli alla fine gli elogi, cioè quando ho finito il campionato che hai raggiunto degli obiettivi e allora è giusto prenderli. Prima, secondo me, sempre prematuro. Io direi che la squadra fisicamente sta come deve stare, sta bene. Per me è stato un discorso più mentale la partita con Lecce che fisico nel secondo tempo e perciò no, no, a parte gli infortunati che abbiamo, il resto la squadra sta bene ed è pronta, insomma, non ci sono problemi.